La legge di Bernoulli esprime la pressione di un gas perfetto in un contenitore in funzione delle proprietà microscopiche delle particelle, che sono il numero totale delle particelle n, la massa m di ciascuna particella e la velocità quadratica media, in pratica sarebbe una specie di velocità al quadrato media delle particelle. Poi c'è questo fattore, un terzo che vediamo dopo, è il volume a disposizione del gas, quindi il volume del contenitore. La presenza di tutti questi termini e fattori è intuitiva. Infatti la pressione del gas è prodotta dagli innumerevoli urti delle particelle contro le pareti. E quindi andiamo a vedere ciascuno di questi fattori. Maggiore è il numero delle particelle, più numerosi saranno gli urti e quindi anche la pressione. Maggiore è la massa e la velocità delle particelle, mv, e più violenti saranno gli urti, quindi anche la pressione. Inoltre, minore è il volume si trova al denominatore nella formula, perché più è piccolo il volume e più frequentemente urtano le particelle quando stanno in un volume piccolo. Quindi piccolo volume, grande pressione, molti urti. Poi c'è il fattore 1 terzo che rappresenta la ripartizione delle particelle come se fossero divise in tre gruppi ideali, perché 1 terzo di loro traslano lungo l'asse x, 1 terzo lungo y e 1 terzo lungo z. Ora immaginiamo che il contenitore sia questo monitor e di voler calcolare la pressione sulla parete destra. Immaginando che le particelle siano divise in tre grosse correnti, quindi a destra, in orizzontale, in verticale e quelle che entrano e escono dal monitor, a noi interessano soltanto quelle che si muovono in orizzontale e quindi fanno avanti e indietro sbattendo sulle pareti di sinistra e di destra ai fini del calcolo della pressione sulla parete destra o anche sulla pressione, la pressione sulla parete sinistra. Quindi solo 1/3 delle particelle contribuiscono a generare la pressione su una data parete del contenitore. Ecco perché c'è questo fattore 1/3. Qui c'è la dimostrazione che è abbastanza complicata per cui la salto. La lascio qualche secondo qui visibile per chi la vuole leggere. Questa è la figura di riferimento dove si vede una particella di massa m che urta contro la parete destra ed esercita una forza. La dimostrazione si basa sulla conservazione della quantità di moto e dell'energia cinetica, immaginando che le particelle urtano in modo elastico contro la parete. Alla fine della dimostrazione si ottiene la formula di Bernoulli. Durante la dimostrazione compare questa quantità, che è la velocità quadratica media elevata al quadrato delle particelle. In pratica la media aritmetica non delle velocità, ma delle velocità al quadrato delle varie particelle. E la velocità quadratica media è la radice quadrata di questo calcolo, di questa espressione.